Miau, 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 ti vuoi svegliare o no? Miau. Miau. Bene. Quindi sei vivo. Bene. Allora non sei un cadavere. Sei sorprendentemente pallido. Pensavo che fossi una persona morta. Ma sono contenta che tu stia bene. Molto, molto contenta. Allora, che cosa? Io non esisto? Ok, qualcuno qui ha bevuto qualche bicchiere. Se sono qui davanti a te, evidentemente non sono proprio una creatura immaginaria. Tu che credi? Beh, evidentemente non hai avuto modo di conoscerci. Ciao, sono un Aneko, che è l'acronimo di non ricordo cosa. Sta di fatto che hai presente quel laboratorio che hanno aperto di recente? Ecco, è più un ospedale. Ci curano le persone con malattie croniche e le salvano con degli esperimenti che però, dai, hanno aiutato un sacco di persone come me che avevo una brutta, 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 brutta malattia. Ma ora sto bene. Sono viva e nel pieno delle mie forze. E sì, ho dei tratti felini. Miau. Beh, dopo un po' ci farei l'abitudine, anche perché non sono l'unica che si è fatta fare certi trattamenti. Erano tutte persone agli sgoccioli. Era l'ultima speranza. E ci sono riusciti. Ma parlando di te, chi sei? Cosa vuoi? Che fai qua? Ma non mi dire che sei qui da ieri. Cioè, sei una persona così pallida che davvero ti ho scambiato per un cadavere, perché a momenti non mi sembrava neanche che respirassi. Hai passato qui la notte? Oddio, oddio. È successo qualcosa? Dai, me ne puoi parlare. Io adoro questo parco. Non ci viene mai nessuno. E tu eri qui, in solitudine, in quella panchina. Per cui, come dire, è stata una sorpresa anche per me. I medici mi hanno prescritto di passare varie giornate sotto il sole, cosa che secondo me tu non fai da una vita, perché seriamente il tuo pallore è sconvolgente. Oh, capisco. Quindi diciamo che anche tu stai passando per un brutto periodo, però la tua malattia è più mentale che fisica. La mia sì che era fisica. Ah, sì.
Ma dormire fuori non mi sembra un'idea geniale, cioè se qualcuno ti avesse fatto del male. A me? A me. Stai parlando con una che hanno modificato geneticamente. Se qualcuno prova a farmi del male, beh, la passerà brutta. Non credo che lo stesso sia per te, visto che mi sembri pure... non sei proprio una persona altissima. Ehi, qualcuno doveva pur dirtelo. Sono solo preoccupata per te, dai. Da quando è che non uscivi di casa? Wow, è davvero tanto tempo. Ed è pure estate, quindi... Per questo hai questo biancore. È successo qualcosa? Ah, sì, brutto, bruttissimo dover gestire tutti questi pensieri, tutti negativi. Quindi vivi per conto tuo. Capisco. Ma avrai degli amici. Ah sì? Ah, perfetto. No, perché... Miau. Oh, che sfiga. Adesso anche loro sono affetti da una brutta malattia. Guarda, mi dispiace tantissimo. E quindi non vi vedete più così tanto? Ah, quella persona non vuole più vederti. Perché? Ah, questo lo dici tu. Cioè, neanche lo sai. Senti, probabilmente sta solo cercando di affrontare una terapia per stare meglio e per sentirsi meglio, per essere più forte. E sai, forse avrebbe bisogno della tua presenza. Di una presenza amichevole. Perché non fai una visita? Paura, paura, paura. Io qui sento solo tante paure. Qui però, se vuoi, possiamo porre rimedio. Quindi fammi capire bene. Vivi per conto tuo e da un mesetto circa non vuoi più uscire di casa. Ti chiudi nei tuoi pensieri, nello sconforto, nella solitudine. È brutto, ma non riesci a risolvere le cose. E quindi ti butti giù. E rimani giù, sempre e comunque. Però ieri qualcosa deve essere successa, no? Voglio dire. Sei qua fuori, sotto il sole. E sai quanto i gatti amano il sole. Sì, tantissimo. Soprattutto adorano come i raggi coccolano il poncino. Adoro strusciarmi sull'erba. È una cosa che consiglio a tutti. Beh, certo, è un po' difficile cambiare le proprie abitudini. Del resto sono in parte gatto ormai. Miau. Ma in ogni caso. Scusa, non posso fare a meno di giocare con i tuoi capelli. Sono così arruffati e ruvidi. Adoro giocarci. Sono stupendi. Non sono mica il genio della lampada. Che soluzione ti potrei dare? Se vuoi, posso aiutarti a stare meglio. Del resto, ho imparato qualche trucchetto.
Allora. Che cosa posso farti fare? Potrei fare le fusa. Tanto lo so che sei curiosi, cioè della tua curiosità sta esplodendo. Lo posso fare se vuoi. Dai. Oh, dai. Perché non me lo chiedi, eh? Io voglio solo farti stare bene. E il punto è che mi annoio. Io devo stare qui tutto il giorno. È un bel posto, non fraintendermi. Ma non passa nessuno. Devo stare qui per stare sotto il sole e mi annoio tantissimo, quindi mi farebbe solo piacere fare qualcosa di diverso che non sia stare a terra e rilassarmi. Eh sì, la vita di un gatto è più noiosa di quel che non sembri certe volte, ma almeno non è che debba vivere per sempre così, a dormire sul divano e a farmi apprezzare, ma non è questo il punto. Il punto è che tu hai bisogno di una bella pet therapy. Sai che cos'è la pet therapy? Lo sai? È una terapia come quella che ho fatto io, che ha fatto la persona che vuoi bene. Ma con gli animali, Gatti, cani. E beh, in effetti non ne ho viste altri. Quindi, creature pelosine che ti mostrano tanto amore. Tu ti dedichi a loro e loro si dedicano a te. E tu li ami e ti si spezza il cuore quando non puoi più coccolarli. Però poi ti vorranno sempre bene. Quindi, oggi faremo una bellissima pet therapy solo per te. Che ne dici? Eh? Che ne pensi? Senti il mio amore, senti le mie cosa. Esprimono tanto affetto. Sì, tanto affetto e amore. Che bello questo suono. Porr, 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 porr,
porro, 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 Or
Ti piace? Per questi gatti sono i migliori perché possono fare le fusa, perché la gente non lo capisce. Infatti mi avevano offerto di diventare una ragazza cane, ma a parte i giochi di parole non proprio gradite, insopportabili. I gatti sanno fare le fusa, e già questo dà loro molti, 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 molti più punti. Tanti punti. Non sei d'accordo? Lo sei, vero? Lo sei, vero? Vero, 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 Sì. Di più. No, piaccio un sacco. Però non sono mica come i cani. Loro vogliono le coccole quando vogliono loro, non quando vuoi tu. Sta a loro decidere. No, no, non smettere, mi piace un sacco. Dovresti smetterla di stare per conto tuo in casa, insomma. Non fa bene chiudersi. Hai bisogno di raggi solari, sono la cosa, beh, che ci rende felici. Non puoi stare lì per sempre, capisci? C'è un mondo là fuori che aspetta solo te.
Mi piace giocare con i tuoi capelli. Mia 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 mia. Mia 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 mia. Mia 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 mia. Va già meglio? Io sento che in questa testolina ci sono ancora troppi pensieri. E non va bene, no signora. Allora, che possiamo fare adesso? Sai che? Potremmo fare una cosa un po' diversa invece della pet therapy. Potrei chiedere aiuto al dottor Coda. Salve, dottor Coda! Ciao, come stai? Bene, lei come sta? Ah, grazie, sono appena laureato, eccetera, eccetera. Senta, ci serve una terapia per questo paziente, perché, insomma... Ah, quindi una testa dura, Sì, sì, ha sempre brutti pensieri. Ah, capisco, capisco. E allora è necessario eseguire la mia terapia. La sua terapia? Ma non è mai stato condotto su Anima Viva. È necessario per poter creare un esito di successo. Wow, dottor Coda, cosa faremmo senza di lei? Possiamo iniziare. Wow, sta usando la coda per fare queste belle carezze. Dottor Coda, ma lei è bravissimo. Dettagli, dettagli, la pratica fa l'esperienza. Sì, sì, certo, sono d'accordo. Oh, è spettacolare. È così rilassante. Oh, è meraviglioso. Non mi deconcentri, signorina. Ah, sì, sì, ha ragione. Potrebbe fare un po' di sollievo, ma devi resistere. È per il bene della tua terapia. Non è d'accordo, dottore? Certamente.
lui sta facendo un ottimo lavoro, vero? Vero? Dottore, penso che il paziente abbia ancora brutti pensieri. Oh, allora mi dovrà aiutare lei, signore. Ah, sì? Con piacere. Un po' di perucchi ci stanno finendo addosso. Vuol dire che la terapia funziona. Mm-hmm.
Grazie, dottore. Arrivederci. Grazie di accetto a questo qui. Va bene. Fammi posare qua. Ok. Risistemiamo un attimo la parrocca. Come stai? Perché a volte si dimentica semplicemente di chiedere. Come stai? Oh, mi fa molto piacere. Però sento ancora... Che pensieri negativi. Per cui... A te serve... Tanta positività. Serve solo positività. Tanta positività. Per cui adesso io ti dirò una parola e tu me la devi ripetere e poi dire in una frase, qualsiasi frase sia. Ok? Che belle che sti capelli, che belle, che belle, che belle. Ok. Va bene. Allora, cominciamo. Famiglia. Lo devi ripetere, ma devi anche dire una frase. Famiglia. Scusa. Bene, scusa, non sapevo che fosse un tabù, ok? No, non fa niente. Tenteremo qualcos'altro. Il sole. Sole. Ti brucia quando c'è l'estate. Ok, va bene. Non fa niente, penserò a qualcos'altro. La natura. Natura. Non devi pensare agli insetti e alle zanzare. No. Pensa a qualcosa di bello. Va bene. Proverò qualcos'altro allora. Non ti preoccupare, ci penso io. Videogioco. Videogioco. Ecco, dimmi un videogioco che ti piace, dai. Oh, perfetto. E adesso raccontami tutte le qualità più belle. I corpi dei protagonisti e delle protagoniste. Ok. Che bello giudicare un gioco per quello, ma ok, va bene. Vedo che ti stai rallegrando. Mi fa solo piacere, immagino. Ok, parlamene di più, 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 di più. Ok, ora stiamo entrando in dettagli che non volevo sapere. Va bene, che ne dici? ASMR, sai? Autonomous Sensory Meridian Response. Anche tu vedi video? Anch'io! Quali sono i tuoi preferiti? Che categoria segui di più? Anch'io! Eppure così sottovalutata. Ma io adoravo quando stavo in quel reparto ed ero sola. Seguivo un botto di quei video, mi rilassavano tantissimo, io li adoravo. Io li amo. Sì, sono stupendi, concordo. Che bello l'ASMR. Ok, prossimo. Tempo libero. Tempo libero. Vabbè, non è un'unica parola, però hai capito. Dai. Cosa fai nel tuo tempo libero?
po' strano. Va bene, basta così, ok? Non voglio decisamente sapere altro. Ti prego, basta, finiscila, grazie. Allora, beh, ti vedo già più sorridente. Amore. 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 Ah, vedo che la tua espressione è cambiata da qui a qui. Che è successo? Tu stai pensando a qualcuno. Eh sì. E quella persona di cui mi parlavi all'inizio? Lo sapevo. Ti piace. E chissà. Forse anche quella persona ti ama. Però, come dire, un consiglio. Non gli raccontare cosa fai nel tuo tempo libero, eh? Sì, quella cosa strana, assurda, sì. Ecco, evitiamolo, evitiamolo. Gli inizi, evitiamo di dire queste cose. Magari la finirei proprio un giorno, però... Forse sta davvero aspettando solo te. E non vuole farti stare male. Sì, ne sono sicurissima. Bene. Sono soddisfatta di come la mia terapia abbia funzionato. Sai cosa? Dovrei stabilirmi qua e diventare la dottoressa Pet Therapy. Tu vieni, mi dai cibo e coccola, in cambio io ti coccolo. Ti coccolo con l'amore di un felino che però non ti uccide o non prova a ucciderti. La dottoressa Pet Therapy. Sì, dottoressa, sì, mi suona molto molto bene. Bene. Sì, dai, adesso il pallore svanirà con questa oretta di sole. Decisamente, guarda, hai già la pelle più caramello. Buonissimo. Non vuoi andare ancora? Mi sembri... Hai come un'espressione stanca, tutto bene? Oh. Vuoi metterti sulle mie cosce? Va bene. Ok. Facciamolo. Va bene. Puoi stare qui tranquillamente. Va bene. Sì, posso comunque accarezzarti i capelli. Mentre... Ma ti stai appisolando? Dovrei farmi pagare per questo mestiere. Tu non mi paghi proprio. Rilassati, va tutto bene. Va tutto bene, proprio bene. Bene, bene. Vedo che stai chiudendo gli occhi. No, vabbè. Riposati tranquillamente. Ti darò d'occhio io. Nessuno ti farà male. Puoi appisolarti. Sì, così. Sei una persona tanto brava. Sì, tanto brava. Ti mettessi qua. Se
Senti il battito del mio cuore. Questo ti aiuterà senz'altro a dormire. Non sono brava a cantare, quindi non canterò nessuna Ninna Nanna per te. Scordatelo. Al massimo posso miagolare e fare tante fusa. Cosa dolce. Giocare con questi capelli. Sì, sì, tanto, 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 tanto,